processo necessario dalle leggi comunitarie, ma non era vero. Raccontavo ieri non solo che una città non piccola come Parigi ha deciso di tornare indietro dalla privatizzazione dell'acqua e renderla di nuovo completamente pubblica, ma io personalmente mi è capitato, facendo il mestiere di assessore al turismo, di incontrare il sindaco di Hannover anni fa, una grande città tedesca, che mi diceva: voi italiani siete impazziti, noi non ci pensiamo neanche di affidare, di rendere privato il gas, l'acqua, i servizi che della nostra città. Sono servizi fondamentali per i cittadini e per il benessere dei cittadini. Non ci pensiamo nemmeno. Quindi a noi abbiamo attraversato un periodo di ubriacatura privatistica straordinaria, in cui addirittura nei nostri comuni abbiamo alienato delle proprietà pubbliche senza ragione. Per fortuna in alcuni casi abbiamo difeso, è difendibile, alcune aziende come quelle delle farmacie non sono state privatizzate grazie al nostro lavoro, al nostro intervento. Abbiamo salvaguardato la società delle fonti, siamo per riprendere totalmente la questione del bene pubblico acqua e siamo per portare questo in regione come un elemento caratteristico di Sinistra Ecologia e Libertà. Dall'altra parte, questo vale anche per tutta un'altra serie di beni, per tutta un'altra serie di servizi sui quali noi siamo rigidamente per il mantenimento del controllo pubblico e per la prevalenza netta del pubblico sul privato. Penso ai servizi sociali e alla sanità in primo luogo, dove noi abbiamo una regione che ha il 95% a sanità pubblica e così deve restare, migliorando naturalmente le prestazioni, ma intanto garantendole come elementi che servono a tutti. Ieri nella manifestazione in Piazza San Giovanni veniva citata le grandi meraviglie che si producono con la privatizzazione. Non è così, è al contrario, la privatizzazione produce come meccanismo il mercato e il mercato mette fuori mercato quelli che non hanno i soldi per comprarsi la sanità, quelli che non hanno i soldi per comprarsi i servizi, eccetera, eccetera. Quindi, e concludo con questo ultimo punto, Sinistra Ecologia e Libertà è il progetto di riprendere i grandi temi, le grandi battaglie che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno la sinistra del futuro. È l'idea di rimettere insieme, di unire le forze della sinistra, anche nella loro diversità, anche quando ci sono degli elementi che possono all'inizio apparire differenziati, ma metterli insieme, ricostruire una forza della sinistra, altrimenti il risultato, se si coltivano solo le proprie identità d'origine, le proprie storie passate nel tempo che fu, si rischia di rimanere e finire in un museo, ma non si combatte la battaglia dell'oggi contro Berlusconi da una parte e per ricostruire l'idea di un'identità di sinistra distinta e differenziata da quella che è appunto il Partito Democratico, che è un partito appunto che noi non consideriamo un partito chiaramente di sinistra, ma un partito che presenta appunto, come dicevo, dei tratti distinti. Per fare questo, per costruire questo progetto di Sinistra Ecologia e Libertà, bisogna avere anche un attimo, come dire, di generosità, bisogna cioè avere la capacità di unirsi, di lasciare perdere i rancori, di non coltivare a tutti i costi le differenze. Bisogna avere il coraggio di dire che ci sono grandi temi che uniscono la sinistra e esaltare questi, perché di questo la gente, secondo me, ha bisogno. Noi non dobbiamo ricostruire la sinistra perché fa comodo a noi, noi dobbiamo ricostruire la sinistra per le cose che dicevo prima, perché la sinistra serve a riportare avanti le battaglie e le conquiste che hanno caratterizzato in questi anni la nostra iniziativa, la nostra lotta. Per questo noi domenica e lunedì prossimo vi chiediamo di andare a votare e di votare Sinistra Ecologia e Libertà,
che in questa regione si presenta con un accordo tecnico con i Verdi, perché bisogna unirsi per poter fare massa e per poter eleggere dei consiglieri, perché i consiglieri serviranno a determinare degli equilibri diversi all'interno di una giunta che altrimenti rischierebbe di vedere la sola rappresentanza del Partito Democratico e di Italia dei Valori. Io, guardate, vi dico chiaramente, sono per l'unità delle opposizioni contro Berlusconi, ma non credo che possa esserci un ruolo, diciamo così, importante nella sinistra per un'identità come quella di Di Pietro e di Italia dei Valori. Nel senso che se tutta la vicenda viene ricondotta al termine guardie e ladri, e certo, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che oltretutto è, come dire, molto criticabile, molto sospetto dal punto di vista giudiziario, è un noto evasore fiscale, è una persona che ha, come dire, fatto operazioni spregiudicate di falsi in bilancio e cose di questo tipo. Addirittura c'è qualcuno che comincia a fare emergere le complicità con la mafia, eccetera, eccetera. Bene, questo è un tema che va naturalmente portato avanti, non va abbandonato, va espresso con tutta la fermezza la critica e come dire, il senso di ribellione, di difesa della Costituzione all'attacco autoritario che ne porta Berlusconi. Ma la sinistra deve essere anche un'altra cosa, non può essere solo questo. La sinistra, in un paese in cui non c'è Berlusconi, c'è bisogno di sinistra lo stesso. In un paese in cui la destra, come in Francia o come in Germania, è rappresentata da persone che sono di destra, ma sono rispettabili, non sono dei ladri. La Merkel e Sarkozy non sono dei banditi, sono delle persone di destra. E dall'altra parte ci vuole una sinistra che li contrasti. Non basta avere una sinistra che l'unica battaglia che sa fare è quella, diciamo così, giustizialista. Ci vuole una sinistra che sappia riprendere i temi della giustizia sociale, del lavoro, dei diritti. Altrimenti, come dire, non può finire la sinistra italiana il giorno che per fortuna ci libereremo di Berlusconi. La sinistra italiana deve continuare oltre, deve avere un progetto di liberazione, deve avere un progetto, una prospettiva che è capace, come dire, di incarnare il senso di giustizia, di libertà. Guardate, c'è un punto vero che caratterizza veramente la sinistra. Ce n'è uno solo, è il tema dell'eguaglianza. Quello distingue da tutto. Si è di sinistra quando si è radicalmente, veramente per l'eguaglianza di tutte e di tutti. Questo è il modo di essere di sinistra. Ed è questo la cosa che caratterizza Sinistra Ecologia e Libertà nella sua capacità di affrontare il tema degli immigranti, nella sua capacità di affrontare il tema della laicità dello Stato, della scuola, eccetera, eccetera. Il tema è quello dell'eguaglianza. Chi non parla di eguaglianza non ha, diciamo così, la matrice vera della sinistra. Questa è la cosa che distingue. Noi siamo questo. E per questo chiediamo di riprendere questa forza della sinistra italiana, ricominciamo da dove siamo arrivati, purtroppo da una serie di sconfitte, purtroppo devastati anche dalle incursioni che sono state compiute in questo campo. Molti in questi mesi hanno, per esempio, interpretato il voto alla Lega Nord come un voto di protesta. È ben straordinario che un partito che sta al governo con Berlusconi ormai da anni e anni possa essere interpretato come un partito della protesta, come un partito della lotta. Quello è un partito ormai di potere che gestisce il potere, lo gestisce in modo becero e razzista, e lo gestisce in modo tale da non poter rappresentare certo un'alternativa o una speranza per i lavoratori. Anche a loro chiedete, fate la domanda, siete per l'eguaglianza? Chi non è per l'eguaglianza non è di sinistra, non rappresenta i lavoratori, non può rappresentare la gente che ha bisogno dello Stato, che ha bisogno dello Stato sociale, che ha bisogno dei servizi, della scuola pubblica, di queste cose, perché quelli che hanno bisogno di questo devono ricominciare a riconoscere, noi siamo qui per questo, nella sinistra, la strada per ottenere i propri diritti. Quindi concludo dicendo: votate Sinistra Ecologia e Libertà, fatelo sapendo che questo progetto andrà avanti, che abbiamo dimostrato in Puglia con il compagno Nichi Vendola di essere capaci di incarnare una speranza e una prospettiva per tutta la sinistra.
fate questo perché votate Sinistra Ecologia e Libertà, perché questa è la strada per ricostruire la sinistra, per non rassegnarci a un'Italia senza sinistra, per riaprire la questione dei diritti, del lavoro e dell'ambiente in questo Paese.